Buongiorno a tutti. Oggi voglio cambiare un attimo argomento e metterò un video sul futuro che ci aspetta. Il video di oggi lo faccio tutto in voiceover perché in questi giorni tra un libro in pubblicazione, un trasloco da fare per novembre e quattro video sui quali sto lavorando in contemporanea, mi sento particolarmente misantropo. E la musa che ammaliò quel babbione di Omero non mi ha ancora fornito la giusta ispirazione per registrare davanti alla telecamera, quindi vi basti questo mio saluto d'affetto. Ciao! Questo argomento l'abbiamo già trattato più volte nel podcast Storie di Geopolitica, lo trovate su Spotify, ma adesso lo trattiamo pure qui. Nuovo ordine mondiale è forse una delle espressioni più utilizzate e abusate, e spesso diventa vittima di incomprensioni. Sappiamo dell'esistenza di diverse teorie, alcune risalgono addirittura al 1800, con rimandi ancora più indietro al secolo dei Lumi, tradizionalmente etichettate dalla Vulgata come complottismo. Ecco, noi oggi non parliamo di complottismo, ma parliamo di nuovo ordine mondiale a livello geopolitico. La stessa espressione, cioè nuovo ordine mondiale, la troviamo nei discorsi e negli scritti di molti altri statisti: Woodrow Wilson, Winston Churchill, Mikhail Gorbachev, George H.W. Bush, Henry Kissinger e Gordon Brown. Il presidente Bush padre la utilizzò nel 1990, si riferiva alla fase di nuova cooperazione pacifica con l'Unione Sovietica, collassata poi soltanto un anno più tardi. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. Lo scrittore Umberto Eco, citando Pierpaolo Pasolini, diceva che il cosiddetto complottismo è quello che ci libera dal peso di doverci confrontare, qui aggiungerei io amaramente, con la realtà. La domanda che però ci preme analizzare oggi è quella che è diventata particolarmente calda nell'ultimo periodo in molti quotidiani internazionali. Stiamo per trovarci di fronte a un nuovo ordine mondiale sotto il profilo geopolitico? È meglio un mondo unipolare o un mondo multipolare? Secondo me è meglio un mondo multipolare, perché si creerebbe un maggiore equilibrio, mettiamola così, un mondo a trazione unipolare dove c'è un unico grande soggetto che vuole dettare legge, secondo me, prima di tutto, non garantisce un equilibrio di cui il pianeta ha bisogno. Altra piccola premessa, i fatti del 1989 e la dissoluzione dell'Unione Sovietica 2 anni più tardi, comunque la si pensi, hanno rappresentato un evento storico di portata epocale, che ha impattato, sovvertendo dal profondo, un mondo nato dalle macerie, dai lutti del secondo conflitto mondiale, simboleggiato dalla guerra e dal cosiddetto equilibrio del terrore, cioè fondato sulla mutua distruzione assicurata della bomba atomica, conosciuta con la sigla MAD. Matto in inglese, dalle iniziali Mutual Assured Destruction. E la domanda che molti si sono posti nell'ultimo periodo è se l'assetto unipolare, ossia il mondo governato da un'unica superpotenza, quella emersa, sopravvissuta alla fine della Guerra Fredda, cioè gli Stati Uniti, stia effettivamente lasciando il posto a un mondo bi o multipolare, che vedrebbe da un lato il cosiddetto Occidente e i suoi alleati, a trazione statunitense, e dall'altro un blocco alternativo, fondato in particolare sui cosiddetti paesi del BRICS e sulla partnership strategica russo-cinese, che hanno dato o stanno dando vita a nuovi equilibri nel panorama internazionale. Chiaramente lo scenario attuale è dominato da due crisi, quella ucraina e quella dell'Indo-Pacifico. I nuovi scenari addirittura in qualche modo sono stati anticipati dal The Economist, che in un rapporto del 2018 asseriva che un conflitto di portata e intensità inaudite della Seconda Guerra Mondiale è nuovamente possibile. Speriamo ovviamente che la previsione non si riveli in toto esatta e che quelli dell'Economist non facciano i gufacci. Ma partiamo un attimo dal 24 febbraio 2022, data che segna l'avvio di quella che è la guerra di aggressione contro l'Ucraina e che la dirigenza russa, a partire dal suo massimo vertice, chiama ancora oggi Operazione Militare Speciale. Non voglio discutere dell'evento in sé per sé, basta citare il giornalista americano Michael Hirsch, che sulle colonne del Foreign Policy del 10 aprile scorso, con un pezzo significativamente intitolato Il mese che ha cambiato il secolo, sostiene che un ritorno al passato non sarà più possibile. In altre parole, per l'editorialista e non solo lui, si sarebbe verificato un mutamento irreversibile negli equilibri internazionali, con un attacco diretto non solo e non tanto contro un singolo paese, bensì contro l'intero sistema globale del secondo dopoguerra. Lo stesso Hirsch parla di un nuovo ordine mondiale, che russi e alleati mirano a instaurare, un nuovo ordine dominato da civiltà e competizioni sempre più autocratiche, ognuna delle quali controllerà il proprio spazio geopolitico.
un punto di vista che sembrerebbe confermato anche dalle posizioni espresse da Vladimir Putin, quando nel 2020, all'epoca, parlando al World Economic Forum, disse: «La Russia non è soltanto un paese, è davvero una civiltà separata». Tralasciando un attimo da parte il profilo delle violazioni del diritto internazionale da parte della Russia, che ci sono state, riflettiamo un attimo sulle reazioni che ne sono scaturite. All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sono state ben 141 le nazioni che hanno condannato l'azione militare di Mosca, tra questi il Brasile e anche il Suriname. Suriname, poi però mi devi dire che t'abbiamo fatto noi italiani. Ma blocco filoamericano a parte, quando dalle parole si è passati ai fatti, non c'è stata altrettanta fermezza. Paesi come Brasile, Sudafrica, India, tutti membri del BRICS, al pari di molte altre nazioni, hanno rifiutato di aderire in toto e in parte all'impianto sanzionatorio voluto dai paesi occidentali. Lo stesso potremmo dire per i paesi produttori di petrolio, membri dell'OPEC, i quali non hanno accolto le richieste americane di aumentare la propria produzione di petrolio per contenere la crescita dei prezzi. Per restare poi al continente europeo si pensi alla Serbia o all'Ungheria, quest'ultima membro NATO e dell'Unione Europea, che entrambe non hanno imposto sanzioni e continuano a fare affari con Mosca, in particolare per le forniture di gas. In sostanza, quello che sembra palesarsi praticamente fin dai primi giorni della guerra è una sorta di spaccatura all'interno della comunità internazionale, che se non nasce certo il 24 febbraio scorso, ha trovato nell'evento della guerra una sorta di fattore scatenante. Fratture, si badi bene, che non si sono verificate soltanto sul versante internazionale, ma si sarebbero palesate persino nelle sacre stanze della politica statunitense, dove una parte non secondaria del Partito Repubblicano, guidato dall'ex presidente possibile candidato alle elezioni 2024 Trump, ha rilasciato dichiarazioni nelle quali non solo definiva Putin un genio, ma si piccava che con lui alla Casa Bianca non sarebbe mai accaduto nulla di simile. Ecco, questa reazione a macchia di leopardo è uno dei motivi per cui bisognerà ancora valutare per bene gli effetti delle sanzioni votate contro la Federazione Russa o contro i cosiddetti oligarchi. È chiaro che tali effetti andranno valutati sul lungo periodo, in termini di calo di PIL, fuga dei cervelli, minori investimenti, calo del tenore di vita, ma parlando per il momento strettamente attuale, il semplice fatto che paesi come Cina o India stiano compensando almeno in parte il blocco dell'export russo verso Occidente, parliamo di beni primari come grano, gas e petrolio, sembra per ora aver ridotto l'impatto delle misure o quantomeno averlo contenuto. Ad aggravare il bilancio delle sanzioni troviamo quei fenomeni speculativi, quei meccanismi di mercato, perlomeno discutibili, che hanno finito per creare un effetto boomerang contro le nazioni e il caso di Italia e Germania che sono fortemente dipendenti dalle importazioni di Mosca. Con questo non stiamo dicendo che le sanzioni non hanno avuto alcun effetto sull'economia russa, sia mai. Secondo ad esempio quanto riferisce l'Osservatorio Conti Pubblici Italiani, la Banca Mondiale ha previsto che il PIL russo del 2022 diminuirà dell'11,2% a causa delle sanzioni occidentali. Ma chiaramente parliamo pur sempre di eventi futuri e io la palla di vetro non ce l'ho. A me la contrapposizione che si è creata in quest'ultimo periodo storico non piace, la giudico estremamente preoccupante, lo vediamo tutti le conseguenze e le ripercussioni che sta avendo anche banalmente nella vita quotidiana. Non è certamente solo la guerra a causare aumenti e via dicendo, perché lì c'è di mezzo anche la speculazione inutile che ci prendiamo in giro, lo sappiamo tutti. Tanto il mondo, secondo me, della Cina non riesce più a fare a meno. Quindi in qualche modo modus vivendi lo dovranno fare e la Cina alla Russia non la sgancia, ma non perché sia affezionata alla Russia, ma perché ovviamente ci sono degli interessi e quant'altro. Il fatto è che in un mondo fortemente interconnesso e interdipendente l'efficacia delle sanzioni è subordinata a un atteggiamento univoco, a reazioni unitarie, a un blocco unico che oggettivamente finora non c'è stato. In un mondo caratterizzato da un assetto unipolare, probabilmente tutto questo avrebbe funzionato, ma la diversa piega presa dai fatti ci sta dicendo che forse le cose non stanno proprio così, o quantomeno non sono così immediate. Se la Russia sembra stagliarsi quindi come il principale responsabile della situazione di crisi internazionale, il summit della NATO tenutosi a Madrid a giugno scorso non ha risparmiato neanche la Cina, che, e qui si cita quanto riportato nel summit, sfiderebbe gli interessi occidentali e cercherebbe di minare l'ordine internazionale basato sulle regole. La Repubblica Popolare, partner strategico ma non alleato della Russia, non ha mai condannato apertamente l'azione militare contro l'Ucraina, anche se non sono pochi gli osservatori a ritenere che il pensiero dei governanti di Pechino e forse dello stesso Xi Jinping diverga rispetto alle dichiarazioni ufficiali.
la contrapposizione tra Occidente, che porta notoriamente il vessillo dei valori della libertà e della democrazia, e il mondo delle autocrazie russe e cinesi, può essere ritenuta valida solo in parte, visto e considerato che l'Occidente continua tranquillamente a fare affari e a intessere relazioni con alcuni regimi. Pensiamo alle monarchie del Golfo, o secondo alcune letture anche alla stessa Turchia, dove gli interessi economici e degli approvvigionamenti sembrano prevalere sulle questioni di principio e di etica morale. Le contraddizioni non sono prerogativa esclusiva del blocco occidentale, ma liquidare semplicisticamente